Salvatore, eccoci qui in un nuovissimo episodio su Pentimenti. Io sono l'Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ho notato che il ragazzone aveva usato quella specie di dischetto per lavorare su questo manuale, quantomeno per appuntarsi qualcosa. PS, se vi state chiedendo perché qui c'è tipo una pelle, è perché prima i manoscritti venivano fatti con la pelle che veniva raschiata e praticamente se ne otteneva un foglio. Quindi per costruire un libro, una Bibbia, praticamente veniva mandato allo sterminio un intero pascolo. No, non è un'esagerazione. Allora, illuminata. Andreas, cos'era quel rumore? Cazzi tuoi. Oh, mi spiace, sono illuminata. Ho fatto cadere della vernice sul pavimento. Poi è entrato il priore Frank, ha scritto uno dei suoi libri. L'ha chiuso con violenza e se n'è andato. Aveva una tale fretta che credo non si sia nemmeno accorto di me. Ha chiuso un libro con violenza? Mi aspetterei più cautela dal priore Fennec. Alcuni di questi manoscritti sono molto delicati. Sono pienamente d'accordo, delicati o meno, tutti i libri vanno trattati con la massima cura. Molti di essi racchiudono una saggezza preziosa che può essere anche. Che può aiutare anche i meno illuminati ed avversi a Dio. Dovremmo prendere cura e proteggerli. Ecco perché i libri non vanno portati fuori dalla biblioteca, a meno che non sia necessario per le sacre scritture o per lavorare nello scrittorium. Andiamo su questo? No, la rabbia non è una risposta appropriata a una suora. Ma resta il fatto che mi ha ingannato per farti dare quel libro senza una valida ragione. Non è valido voler ammirare l'opera di uno dei grandi scribi irlandesi. Mi sembrate arrabbiata. Non interpretare la mia delusione come rabbia. Inoltre, dovresti capire verso cosa è diretta. La colpa è mia, poiché è mia responsabilità essere più vigile in merito a quali libri puoi prendere dalla biblioteca. Ora, se vuoi scusarmi. Un attimo, perché c'è tanta agitazione per Lorenz Vrottungel? Perché il priore Fennec è così nervoso? Lorenz? Non sapevo avessi tale confidenza con lui da usare il suo nome di battesimo. E tu di cagarmi il cazzo su queste minuzie. Ad ogni modo, non ho avuto a che fare con lui personalmente, ma il priore, il padre abate, sì. So solo che ha acquistato alcuni dei nostri manoscritti più pregiati nel corso degli anni e ha pagato a sufficienza per aiutare l'abbazia quando ne avevamo bisogno. Che tipo di libri ha comprato? Non ricordo. Ho già le mie di responsabilità a cui badare. Facciamo così, Andreas. Se mi aiuterai a recuperare i libri mancanti, dico ciò che so sul barone. Beh, speravo di lavorare sul mio capolavoro, ma direi che posso darvi una mano. Naturalmente vi aiuterò come posso. Grazie, e per il bene dell'abbazia. Da dove dovrei cominciare? Dallo scrittorium dove voi e la vostra corte avete incautamente disseminato tutti quei libri. Vi dirò quali sto cercando, trovali e riportameli. I primi libri sono due volumi dell'Eneide. Vabbè, l'Eneide sappiamo cos'è, un poema epico che racconta la leggenda di Enea, un eroico troiano che lotta per conciliare i suoi desideri personali con il destino di fondare Roma. Fu scritto nel primo secolo a.C. dal poeta romano Virgilio. Copertine rossastre, 14 pollici per 10 pollici, 3 pollici di spessore. Sì, e che cazzo mi metto là, porco Giuda? Pollici di Innsbruck o pollici di Norimberga? Ho capito di quale parlate, sono tra i preferiti di Piero, li tiene vicino alla mia scrivania. Non ha diritto a tenerli. Che due coglioni. Questi sono piuttosto usurati, spero che non vi importi. Quei volumi erano più antichi quando Piero iniziò a farne pochi. Di quanto tempo fa parliamo? 3 anni fa. Beh, mica tantissimo. L'Eneide non è tra le mie storie preferite, ma capisco perché piaccia a Piero.
Eneida scelse il suo dovere verso gli dei piuttosto che la sua amante, Didone. Ok, quindi loro compaiono proprio. Pensate che Piero sia attaccato al senso del dovere di Enea? Abbiamo tutte le nostre vocazioni, fratello Piero prende la sua più seriamente di tanti altri in questo monastero. Abbazia, che cazzo era? Anche voi prendete chiaramente sul serio la vocazione che avete scelto. Andreas, non ho avuto scelta nella mia vocazione. Poche donne hanno questa fortuna. È vero, ma ciò non significa che le donne non possano essere orgogliose della loro vocazione. È davvero così terribile essere donna oddio, questa è la... Questo è puro patriarcato. È davvero così terribile essere donna. È così li essere donna è così limitante. Che ne sai tu? Vero, conoscere la sua vita meglio di me. La città delle dame, Christine de Pizan, ha difeso le donne in ogni classe, mostrando il contributo che offrono alla società. Ok, Christine, una delle più rinomate autrici dell'Europa occidentale, fu scrittrice di corte presso tre duchi e famosa per La città delle dame e Il tesoro della città delle dame, opere che difendevano e offrivano consigli alle donne di ogni ceto sociale. Uno sforzo ammirevole, ma per quanto facciamo, Ah, ecco, è esattamente ciò che ci viene detto, siamo viste sempre come strumenti di peccato. E ora parte lo scopone con... No, dai, dai. Tentatrici e seduttrici in ragione del nostro sesso, anche quando gli aggressori sono uomini. Perfino nell'abbazia dobbiamo muoverci in coppia per non temere i fratelli, per non tentare i fratelli. O altri, la Madonna. E qui in queste pagine Virgilio dipinge Didone come seduttrice di Enea, anche se furono gli dei a spingerla tra le sue braccia. Come Didone, noi donne comuni non siamo che strumenti nelle storie degli uomini, non siamo protagoniste delle nostre narrazioni. Nessuna donna è esente da tutto ciò, che sia imperatrice o suora, è il nostro destino. Suppongo di aver capito ora perché non amate l'Eneide. È poesia raffinata, è per gli uomini, è per uomini. Ora i libri, per favore. A te i libri. Grazie. Ora il Guerin maschino e una copia stampata, copertina verde, motivo a rombi. Romanzo cavalleresco italiano scritto da Andrea de Barberi, da Barberino. Agli inizi del XV secolo, il protagonista di Umili Natali si eleva alla sua condizione intraprendendo eroiche avventure e scoprendo di avere origini nobili. Inizialmente pubblicato come manoscritto, godette di maggiore successo come libro stampato. Ok, una copia stampata, copertina verde, motivo a rombi. Non ho le dimensioni del libro maestro, ma spero che la descrizione possa bastare. Conosco il libro di cui parlate, fratello Edoc lo stava leggendo. Eccolo lì. Che però che è tipo fantastico il fatto che giustamente quel libro l'Eneide era scritto in latino, del latino questo è tutto in italico più che italiano. La bellezza di questo libro nasconde il suo contenuto ridicolo. Mi sorprende che l'abbazia ne possieda una copia. Non la possiede, appartiene ad Amadea Rusico di Lugano. È un'edizione veneziana molto preziosa. Città commerciale svizzera, lungamente contestata, situata nelle Alpi sudoccidentali. I duchi di Como e Milano combatterono per il controllo del suo territorio, fino a quando non fu rivendicata dalla Confederazione svizzera nel 1513. Ce l'ha prestato 5 anni fa, successivamente è stato perso e l'abate ha ricevuto già 3 lettere al riguardo. Ho visto vari fratelli leggerlo con gusto. Quel libro non è una lettura appropriata per dei monaci benedettini. Vabbè, benedettini l'abbiamo già visto. Sì, vabbè.
Un bambino viene venduto ai pirati cresciuto come servo, per cui vive una vita di avventure, corteggiando principesse e partecipando a tornei. Avete dimenticato la parte migliore, alla fine il guerrino scopre di avere sangue reale, di essere il figlio di un duca. Regna come sovrano e muore da pio eremita. Cosa c'è di male in questa storia? Il fatto che un uomo non dovrebbe vivere avventure, eccetera, eccetera, eccetera. I benedettini dovrebbero sognare la riconciliazione con nostro Signore, non lussuriose avventure. Suppongo che abbiate ragione, è un testo più adatto a furfanti come me. Non spetta a me rimproverare qualcuno per le storie che ha letto, a te men che a tutti, Andreas. Tuttavia, dobbiamo sempre tenere alta la guardia. La fantasia conduce alla tentazione, la tentazione ha portato alla caduta di molti uomini e donne. Ah sì, nel Medioevo si vedeva in generale non tanto la fantasia quanto la curiositas senza scopo, cioè se tu dovevi indagare su qualcosa in generale è perché il fine era quello di glorificare Dio, non doveva essere semplicemente leggiamo, scopriamo cose a caso, ecco. A volte sì, ma libri come questo è sempre la stessa fantasia, non è vero? Morire migliori di come siamo nati. E cosa c'è di sbagliato? Perché un contadino non dovrebbe sognare di essere un re? Non c'è più giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero. Perché poi in realtà sarebbe liberto. Non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Gesù Cristo. Siamo uno in Cristo, ma non siamo uguali in questo mondo. Non è di questo mondo che dovresti preoccuparti, Andreas, ma il libro, Andreas, dobbiamo restituirlo. O vuoi che l'abate riceva una quarta lettera? Capisco. Detesterei prestare un libro e non riaverlo mai più. Sarebbe come perdere un braccio. Beh, forse più di una mano. Magari il mignolo. Indipendentemente da dimensioni e importanza della parte del corpo in questione, capisco e lo apprezzo. Il mio obiettivo non è privare i fratelli dei loro piaceri, ma restituire a Andrea Rusco un oggetto di sua proprietà. Il libro, per favore. Te lo do, non ti preoccupare, non è che ogni volta me lo ripeti, porco Giuda. È rimasto solo un libro, poi sarai libero. Copertina rosso scuro, 8 pollici di altezza, 5 pollici di diametro, 2 pollici di spessore. Oh, me lo ricordo, credo che lo stesse leggendo fratello Guy. Eccolo. Ora che ci penso, Guy è sempre stato circospetto riguardo a questo libro, come se lo stesse nascondendo. Molto bene, ti prego di portarlo qui. Di che si tratta, ad ogni modo? Ah, forse avrei dovuto imparare il francese. E questo cos'è? Ma dimmi un po', perché fai così tante domande? Appunto, la curiosità si è vista male. Non andiamo di logica, perché non mi sembra una persona che ragiona molto a logica, ma andiamo sempre di sapienza che a quanto pare gli interessa. Mi spiace, non amo troppi libri per lasciar perdere senza sapere di cosa si tratta. La curiosità è una cosa pericolosa, appunto, quello che vi dicevo, Andreas, soprattutto in posti come questo. Tre vescovi francesi proibirono il libro, tutte le copie dovevano essere bruciate. Il suo autore ha condiviso lo stesso destino. Che cosa? Perché? Non lo so, Andreas, non spetta a me mettere in discussione il giudizio di un vescovo, tantomeno di tre. E prima che me lo chiediate, non l'ho letto, non so che contiene, ma so che contiene un dialogo tra la mente e la ragione. Quindi il libro è pericoloso quando è stato proibito? Beh, chiaramente sì. Suora Levitante! Ok, no, questo sarà il titolo Suora Levitante! Dai, manco fosse il... Che era la seconda etica di Aristotele? Seconda tragedia, non mi ricordo. Cosa? Perché? Perché è ancora qui? Perché padre Mattias amava i libri, tutti i libri, non voleva vederlo distrutto. E aveva ragione, i libri non dovrebbero essere distrutti anche se il loro contenuto è discutibile.
la sua chiesa non condivide la sua opinione. La Santa Chiesa non condivide la tua opinione. È la loro legge che abbiamo a seguire, non le emozioni. Infuriati in silenzio. Non spetta a me mettere, perché figurati se è una suora gli puoi dire che se la chiesa è sbagliata. Non spetta a me mettere in discussione la decisione del vecchio abate, ma quando padre Gernò seppe della copia in nostro possesso, volle che fosse distrutta. Come faceva padre Gernò a sapere che il libro era qui? Madre Cecilia ne prese nota nell'inventario quando era bibliotecaria. Nessuno sa che è qui. Lo so. Così come Madre Cecilia e Padre Gernò. Siamo sinceri. Che cosa? Come sarebbe a dire? E cosa intendi farne? Non lo so ancora. Lo nasconderò. Lo terrò al sicuro. Lo leggerò e diventerò un eretico francese. Dammi quel libro e il nostro accordo salta. Non vi dirò nulla del barone Rothwangel. Considerate le valide ragioni teologiche a favore dell'esistenza di questo libro. Faccio appello al vostro dovere di bibliotecaria di questa abbazia di non distruggere questo libro. Propongo un compromesso: porterò via il libro dall'abbazia, lontano. Considerate le ragioni teologiche a favore dell'esistenza di questo libro. Considerate le valide ragioni teologiche a favore dell'esistenza di questo libro. Facciamo appello al vostro dovere da bibliotecaria. Bella scelta di merda. Bella scelta di merda. Non siamo un teologo. Però no, col cazzo che glielo do se questo libro viene distrutto, soprattutto a causa della mia non conoscenza del francese, potrebbe contenere informazioni importanti. Potremmo scambiarlo addirittura con lo stesso duca. Wottenge, Lorenz, Rottenge, come cazzo si chiama, perché comunque lui ama i libri, almeno lo conserverebbe, non lo brucierebbe, andiamo su via, stiamo parlando di un manoscritto importantissimo, non puoi bruciarlo. Vediamo. Considerate le valide ragioni teologiche a favore dell'esistenza di questo libro? Più valida la condanna da parte di tre vescovi di Parigi? Voglio dire, di chi fidereste, di loro o di me? È affermato che per Zea potrebbe essere difficile accettare la sua nuova vita, ti sei offerto di aiutare, illuminata con entusiasmo. Ah, ok, quindi va in base alle nostre decisioni. Grazie per aver preso la mia decisione così facile. Hai lasciato l'università volontariamente o sei stato espulso? Propongo un compromesso. Faccio appello al vostro dovere di bibliotecario di questa abbazia di non distruggere questo libro. Il mio dovere è verso Dio e i voti che ho fatto verso la regola. Ma anche voi amate i libri, lo so. Eccola, guarda. Andreas, io amo Dio. Libri contengono conoscenza che può aiutarci ad avvicinarsi alla sua verità. Non amo i libri in quanto cose, amo che i libri possono trasmettere verità di Dio. Non spetta a me giudicare il tuo amore per i libri, ma non è amore che condividiamo. Il mio amore è forte a sufficienza per entrambi. Sono serio, sorella, non potete distruggere questo libro. Andreas, sembri impazzito, è solo un libro. Allora fatemi finire il libro, per favore. Guarda, proprio schizzato come se avesse ricalcato con la penna. Convincimento fallito. Ora sembri ancora più folle. Mi dispiace. Propongo un compromesso. Porterò il libro dall'abbazia lontano. Sarò già andato via quando il padre Gernone chiederà notizie. E se volete, potete dire che l'ho rubato. Dubito che si lamenterà se ho rubato un libro che intendeva distruggere. Non mi piace quest'idea, Andreas. Il mio cuore mi dice che hai sbagliato.
Ok, ti sei offerto di aiutare l'illuminato con entusiasmo? Perfetto. Giuro che lo porterò lontano, è stato qui per anni. E inoltre, come avresti potuto fermarmi? Andreas, ti sto dando fiducia anche se sento che non dovrei. Non fiarmi di rimpiangere questa decisione. Quindi lo posso tenere? Dunque, il barone Rothgeld, facciamo. Il barone Rotwongel. Facciamo in fretta, però devo finire il mio lavoro qui. Avete detto che compra libri all'abbazia? Di che tipo? Da quanto tempo viene in visita all'abbazia? Potrebbe avere il tempo di rispondere a una sola domanda, devo scegliere con giudizio. Diceva di aver trovato una copia degli Storia Tassie. Ha detto che conteneva alcuni dettagli scandalosi. Sembrava insolitamente amichevole con me, non capisco sinceramente. Da quanto tempo viene in visita all'abbazia? Avete detto che compra libri dell'abbazia, di che tipo? Ci conviene conoscere più questo, perché un domani, se troviamo alcuni libri, potremmo ricondurli al barone Rottengel, Rottwongel, comunque come cazzo si chiama, potremmo ricondurli a lui. Perché vuoi saperlo? Speri che il barone possa diventare tuo mecenate un giorno? Condividiamo un interesse comune, vorrei scoprire se ciò che è vero, anche nello specifico. Se ciò è vero anche nello specifico, oltre che in generale. Sembra che tu abbia amore per tutti i libri, Andreas. I gusti del barone Rottweil non sono ampi. Colleziona libri artisticamente ammirevoli o attinenti ad argomenti che lo affascinano. Non posso commentare il suo gusto per l'arte, ma ho notato che una tendenza nei soggetti che lo attraggono. Il barone ha un particolare interesse per i libri sulla magia e altri argomenti occulti. Attenzione! Proprio con il nostro priore, anche se sospetto che gli interessi del barone siano più sperimentali che accademici. Quindi il barone è un piccolo occultista. In realtà era famoso perché nella nobiltà molti si devono all'alchimia, però addirittura all'occultismo. È normale? Monaci e suore hanno copiato questi testi per secoli. Chi altro potrebbe accedervi così facilmente? La fede protegge dalle idee più depravate, ma leggere testi simili resta pericoloso. Non che spetti a me giudicare il priore e il barone, ovviamente. Sbaglio una cosa che dite spesso, subito dopo aver giudicato le persone? Se lo dite voi. Io capisco che è un difetto che devo correggere. Bene, devo andare a messa. Grazie ancora per il tuo aiuto, Andreas. Suppongo che uscirete attraverso la cripta. Sorridi in modo diabolico, la Madonna. Perché state sorridendo? I libri mi pervadono di gioia. Siete un uomo strano. Buona giornata, Andreas. Che Dio sia con te. Ok, no, non ci conviene dire che sappiamo il suo piccolo segreto. Presto i fratelli si dedicheranno alla cena. Vediamo se Otto è qui in giro e vuole ancora mangiare con me. Credo che stia lavorando vicino alla foresteria, ai piedi dell'abbazia. Cena con Otto e Henrys. Vediamo il libro. Mi chiedo cosa stesse facendo il priore Efernec con questo libro. Dalla biblioteca dell'Università delle Cinque Chiese, gli ungheresi la chiamano Pex. Fennec viene proprio da lì. Dottore in teologia, Gorg Dignam. Il suo amico, Fennec, l'ha rubato? Qui? Lo Speculum Astronomiae, la difesa dell'astrologia di Alberto Magno. Beh, Alberto Magno era un grande astrologo domenicano del XIII secolo, nonché vescovo di Ratisbona, scrittore prolifico, era noto principalmente per le sue opere su Aristotele e le sue conoscenze delle scienze naturali. Che calligrafia sciatta, non può essere opera di una abbazia rinomata. Scrittura scadente, borgognone, fiammingo, non è locale e non è di recente, no, non è recente. Questa è sicuramente la grafia di Fennec. Tra le righe
lungo i margini. Ha annotato. Sta notando il testo per uso personale. Sta notando il testo per futuro. No, per uso personale, a quanto pare. In ogni caso, sono commenti approfonditi. Che cos'è? Sembra scarabocchiato. Fennec non lo farebbe mai. E non ha nemmeno asciugato l'inchiostro. Libra, Capricorn, Aries. Tutti i simboli astrologici. Cosa c'è scritto qui sotto? Greco, non ci sono dubbi. Beh, sì, io non so leggere il greco, è già tanto se so leggere il latino. Non ha senso. Non è nemmeno una parola, solo un guazzabuglio di lettere. Deve essere una strofa di una sorta di cifrario. Qual è la chiave? Un momento, anche sulla volvella che ho trovato ci sono delle lettere greco, forse sono collegati. Ma come? Il cerchio esterno della volvella è contrassegnato da simboli alchemici, ma questo cifrario ha simboli astrologici. C'è qualcosa che non riesco ad afferrare, forse lo capirò col tempo debito. Beh, in realtà i simboli astronomici sono collegati ai simboli alchemici, cioè ogni simbolo astronomico è direttamente collegato a un simbolo alchemico, quindi in realtà se conoscevi un minimo di occulto ci saresti già arrivato. Ma lo coprirò per usarlo come riferimento in futuro. Ok, signori, ma fatto ciò, direi che sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.